Wahey Coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Inc. 91 in questo nuovo video aggiornamento per quanto riguarda Yo-Kai Watch 4. Finalmente Level 5 ha rilasciato un vero e proprio trailer per il gioco e conferma la data che KoroKoro aveva leakato, tra virgolette, per quanto riguarda il 6 giugno. Leakato perché KoroKoro è uscito un po' prima rispetto a quando dovesse uscire e quindi alcuni hanno preso le scan, l'hanno messo su internet e via così. Ad ogni modo adesso andremo a vedere insieme il trailer nel caso non l'abbiate ancora visto e poi lo analizzerò in tutti i suoi dettagli per snocciolare il più possibile in una decina di minuti, se no si potrebbe parlarne per ore. Però andiamolo a vedere e poi vediamo i particolari. Io già l'ho visto, eh. この世界があるの?過去や未来の世界にもいけるらしいにゃん!わ、見て見て!雪が降ってるよ!映画だよ、もういるにゃんで!また新しい友達が増えるね!この扉の先にどんな出会いが待ってるんだろう!さあ、見えない世界を見つけに行こう!妖怪ウォッチ4!僕らは同じ空を見上げている! 6 月6日発売! Ok, è finito. Ebbene, c'è tanto da dire. La prima cosa che salta all'occhio sicuramente è lo stile grafico, che non ha nulla a che vedere comunque sia con quello che abbiamo visto finora di Yo-Kai Watch. Va premesso che però, che volente o nolente, questo stile grafico era già in sviluppo per un'altra console che non era il Nintendo 3DS. Ci sono molti screenshot ufficiali che comunque sia ritraggono il gioco in una maniera molto simile a questa qui, anche se più poligoni, più arrotondati. Non dico quale altra, per quale altra console era in sviluppo, ma è facilmente intuibile. Hanno sicuramente ripreso gli asset e comunque sia i modelli da quel vecchio progetto e l'hanno messo qui per Nintendo Switch. Ovviamente sono dovuti scendere a qualche compromesso per far sì che il gioco girasse bene su questa console, e infatti si vede. Boh, lascia perdere le texture un pochino appuntite, però comunque sia, se andiamo a vedere i frame rate fa davvero pena. E mi dispiace dirlo, perché Nintendo Switch è una console potente che però viene sfruttata male. È ancora all'inizio, però ragazzi, una casa come il Level 5 mi fa calare i frame rate in alcuni punti dove non dovrebbe esserci il calo. Un po' mi fa dire, vabbè, però potevate farlo meglio, però comunque sia, è sempre un buon prodotto. E a differenza di Inazuma Eleven Ares, Nintendo ha voluto l'esclusiva su Nintendo Switch, appunto, di Yo-Kai Watch. Quindi la prima cosa che salta all'occhio è ovviamente la veste grafica, e vediamo finalmente un Nathan adolescente. Cavoli, in teoria Nathan qui potrebbe benissimo avere 13-14 anni, come potrebbe benissimo averne 11. Non sembra un undicenne, ma sembra già appunto un adolescente. Però perché potrebbe averne 11? Perché Level 5 sta ritrattando tutti quanti i suoi artwork ogni volta che fa un reboot di una serie. Yo-Kai Watch 4 Shadowside è andato malissimo in Giappone. È andato malissimo, la serie animata intendo, perché non c'era Nathan, che era un personaggio carismatico. Hanno reso gli yokai più simili a quelli del folklore giapponese e quindi meno carini, meno appetibili all'occhio.
e quindi insomma un prodotto per bambini diventa poco, appunto, non è piacevole per un bambino da vedere. Un bambino vuole appunto quei personaggi che ha conosciuto tempo fa, però insomma personalmente io preferisco quella serie piuttosto che le prime tre stagioni. Va bene, però continuiamo sul gioco e beh sì, ovviamente anche le medaglie, comunque sia, se vogliamo, guarda che belline, sono molto più belle e sono molto più dettagliate rispetto a quelle che erano su 3DS, anche se l'engine non è che si discosti molto da quello che hanno usato per il 3DS, sia ben chiaro. Non è l'engine del 3DS, ma è molto vicino a quello, diciamo che non si sono sprecati. E poi la cosa più bella, secondo me, è l'artwork. Finalmente abbiamo un logo ufficiale per questi due, per questo Yo-Kai Watch, e non ne sono totalmente sicuro, ma dovrebbe essere tutti sotto il nostro stesso cielo, una frase del genere dovrebbe essere il titolo. Però comunque sia, il logo è molto più bello perché non ha Shadow Side, prima cosa, e che era carino per quanto mi riguarda, però comunque sia, tu lo vedi, è più bello questo, è più carino, ti invoglia di più a comprare un gioco e ti fa capire comunque sia che il gioco non è oscuro come lo faceva apparire nella serie animata. È un gioco un pochino più leggero, più mattacchione, e non c'è quell'aura opprimente, quel Shadow Side lì che ti fa tutto quanto scuro, che ti fa dire oh mio Dio questo gioco è pesante. No, è un gioco insomma sempre leggero, però comunque sia con le tematiche di Shadow Side. Ma ci arriviamo velocemente. Va bene, sì, ci presentano la casa di Nathan, appunto, e la città. E dovrebbe essere praticamente uno stile più vicino all'anime piuttosto che alla vita vera. E anche se qui non si vede, sembra che il personaggio stia per salire le scale con la bicicletta. E purtroppo l'immagine si interrompe. Io spero che si possano salire le scale con la bicicletta. Qui c'è una cosa molto importante che mi è interessata. Non ho ben capito come funziona perché l'ho vista praticamente velocemente. Ok, questa qua è fatto di Touma, che può diventare uno yokai. Più precisamente diventa... oddio, non mi ricordo come si chiama questo yokai, ma lui può trasformarsi in questo yokai, appunto, grazie all'arc, che sarebbe una specie di chiave, e lui può diventare uno yokai e può giocare effettivamente come yokai contro il boss, e ha 3030 punti vita e oltre 703 punti yokai. È un po' OP o mi sbaglio? Poi è l'inizio di gioco, voglio dire, calmatevi, level 5. Ecco, questa qua non ho capito. Ikikomori Uta. Dovrebbe essere l'incanto? Ok, premendo A, perfetto. Sì, è una specie di Energy Max dovrebbe essere, perché se vediamo bene, lui si carica. Eccolo, e poi premiamo A con tempismo. E se facciamo perfect, penso che facciamo più danni. Però se vedete qui in alto, dove c'è la freccina, abbiamo due slot per le statistiche. Se incrementiamo, penso che sia per lui che si è aumentato l'attacco e può aumentarsi un'altra statistica, o comunque sia un'abilità, qualcosa del genere, perché noi ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo al lato. E poi eccola, io quando ho visto Emma qui mi si sono drizzati i peli, ho detto cavolo, abbiamo il mondo di Emma, vuol dire che andiamo davvero nello yokai world e non nello yokai world che abbiamo ora, ma in un mondo completo. Ragazzi, abbiamo il mondo di Keita, che sarebbe appunto Nathan. Ok, qui abbiamo la classica scuola con gli NPC e ok. Qui abbiamo il mondo di Natsume, che sarebbe 30 anni rispetto al mondo dove è Nathan. Poi abbiamo il mondo di Shin, che non so di preciso rispetto a quanti anni al mondo di Nathan dovrebbe stare indietro. Se non sbaglio, lui è uno dei primi che riesce a vedere gli yokai, da quello che ho capito. Tokyo del 1960. Ecco, però appunto sembra che il film prenda parte durante gli eventi del primo film, ovvero quando Nathan e Nathaniel appunto stanno ad Harrisville, stanno ad Arilandia. E nonostante questo film dovrebbe svolgersi a Tokyo e non ad Arilandia. Comunque sia, fanno un cameo, probabilmente vogliono far combaciare queste due cose per spiegare meglio, per far quadrare insomma le cose col film, perché uno dice ma come, questo qua incontra Nekomata, incontra Susan, insomma come funziona? E poi si chiama Shin, che potrebbe essere appunto inteso come divinità, dio,
Angelo oppure il nuovo, ma in questo caso Shin, penso che stia a indicare divinità o comunque sia essere soprannaturale. Dipende appunto se il personaggio è appunto un'identità soprannaturale perché riesce a comunicare con gli yokai. La cosa più bella è stata questa qui, il mondo degli yokai, Yomakai. Ok, ora, Yomakai dovrebbe essere il mondo di Emma, ma più che altro è scritto Yo come yokai, ovvero spettro, Ma come demone e Kai come il secondo carattere di mondo. Quindi il mondo del male, ma più che altro il mondo spettrale magico, il mondo di Emma, penso più che sia appunto una specie di reggia Emma, però molto più grande rispetto a quella che abbiamo in Yokai Watch 3, in Blaster Steel, e credo che sia esplorabile come non mai, anche perché non ci danno alcun video della reggia Emma. Non so come si chiama in giapponese, ma penso che sia la reggia Emma, una specie di quello. Abbiamo tutti quanti yokai nuovi, questo qui sembra Sonic. Abbiamo un toro ragno, non so quale yokai possa essere ispirato. Questo, forse questo, a Beppo-san potrebbe essere ispirato. No, Beppo-san aveva sì, senza occhi ma con la bocca. Ma vabbè. Poi qui comunque sì, abbiamo anche finalmente un distributore di bibite yokai con la lattina Kantaru. Quindi abbiamo tutti quanti gli elementi che vogliamo del passato, presente tra virgolette, e futuro. Io però quello che veramente vorrei vedere è questo qua su, il mondo qua su. Neanche Shadowside, neanche quello vecchio, quello di presente, questo voglio vedere. E praticamente si può sia comprare appunto fisico o scaricare. Sono 5,98 con le tasse escluse e 6,45 con le tasse. Quindi insomma sarà più o meno intorno ai 50 euro. Ecco, 6.000 yen sono più o meno 47 euro. Quindi il gioco sì, costerà intorno ai 50 euro. 6.458, proprio preciso, 51 euro, sì, 50 euro praticamente. Spero che... Ah, però aspetta, forse... Con la versione in download costa di meno perché è senza tasse. Tu non ci devi pagare, non paghi le tasse su una cosa fisica. Tu stai pagando una cosa in digitale, quindi forse ce la caviamo con una 45 di euro. Io sarei molto contento di questa cosa. Va bene Cuc, questo qui era Yokai Watch 4. Io sono davvero contento che esca a giugno. Ovviamente appena esce subito Let's Play in giapponese, chi se ne frega se ci capiamo poco o se non ci capiamo nulla. Io in descrizione ovviamente trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!